Salve a tutti operatori e bentornati sulla Rainbow Six Italian Community. A parlarvi è il solito Mut. La scorsa settimana vi avevo anticipato dell'arrivo imminente di una nuova patch per Rainbow Six. Parliamo precisamente della 3.3.1.2. C'è un bel po' da dire, ma prima ci tengo a ringraziarvi per l'immenso supporto che avete dimostrato martedì sera durante l'episodio 0 di Time to Get Serious, questa sorta di talk show dedicato interamente a Rainbow Six, che io e Aluc abbiamo deciso di portare insieme sui nostri canali. Siamo super orgogliosi di aver creato qualcosa di nuovo riguardante il gioco che amiamo qui su YouTube Italia e ancora di più del fatto che vi sia piaciuto così tanto. Aspettatevi nuovi episodi quanto prima. Vi avviseremo in anticipo su Instagram e Facebook, quindi passate dai link in descrizione. Sempre in descrizione, nel commento fissato in alto, trovate anche il link del nostro canale di Twitch. L'abbiamo aperto da pochissimo e Marco streama tutti i pomeriggi, ma soprattutto gioca in live con voi. Basta scrivergli in chat per partecipare, quindi followateci anche lì ed attivate le notifiche. Basta chiacchiere e passiamo alla patch note. La Ubisoft aveva la necessità di inserire delle modifiche back-end, ovvero modifiche alla struttura che permette all'utente di interagire coi vari aspetti del gioco, e per farlo era necessario prima correggere una lista piuttosto lunga di bug. Ciò li ha obbligati a dividere la patch, posticipando i vari buff e nerf, come quello di Clash, di cui vi ho già parlato. Dunque, fate attenzione. Questa patch, la 3.3.1.2, andrà a risolvere i bug e i glitch di cui vi parlo tra pochissimo, e sarà rilasciata questa settimana, la data precisa non si conosce ancora, ma solo su computer. Su PS4 e Xbox One invece questa patch non arriverà per ora, e anzi sarà contenuta direttamente nella patch 3.3.2, che comunque non ha una data precisa, ma sarà sicuramente successiva alla 3.3.1.2 e arriverà comunque entro la fine del mese. Quindi, ricapitolando, 3.3.1.2 questa settimana è solo su PC per correggere i bug e i glitch. 3.3.2 entro la fine del mese per introdurre buff e nerf vari su tutte le piattaforme e per correggere i bug e glitch ovviamente solo su PS4 e Xbox One. Ma quali sono questi bug e glitch? Andiamo a vederli. Innanzitutto non sarà più possibile piazzare gli scudi in perpendicolare davanti alle finestre. Nel caso ci si provi comunque, l'operatore posizionerà in automatico lo scudo leggermente più spostato verso uno dei due lati, in modo da lasciare lo spazio per poter scavalcare. Sono stati finalmente risolti il glitch dell'invisibilità e quello della lavatrice di Oregon. I mirini delle pistole sono nuovamente allineati col centro dello schermo. È stata inserita la possibilità di attivare e disattivare il gadget di pulse e quello di montagne con la semplice pressione del pulsante apposito. Non sarà più necessario quindi tenerlo premuto per usare il sensore o lo scudo esteso. Sono stati risolti dei problemi con l'utilizzo delle telecamere antiproiettili e del coltello da distesi. Un bug permetteva di annullare gli effetti della granata stordente se un membro di un team composto da più persone lo lasciava nel momento in cui il caposquadra avviava il matchmaking, quest'ultimo rimaneva da solo, mentre un altro causava lag e problemi grafici se si provava a giocare più mappe all'interno della stessa sessione in personalizzata. Infine, se si piazzava il defuser all'ultimo istante, il timer del round non si bloccava. Passando alle mappe invece, sono stati corretti vari bug inerenti alle compenetrazioni di droni, black eye e operatori stessi, su banca, clubhouse, consolato, casa, caffè e Oregon. Mentre su base di Irford sono stati risolti anche alcuni problemi legati ai cali di FPS, al timer sporadico di 4 minuti in ranked, all'interazione di alcuni gadget con l'ambiente ed è stata riworkata una piccola apertura nel soffitto di bagno. Per quanto riguarda gli operatori è stato corretto un problema con l'interazione tra Buck e la torretta di Lord Shanka, che poi vorrei capire chi e soprattutto come se ne è accorto. Clash non potrà più passare istantaneamente in ADS partendo dallo scudo, ma in compenso potrà passare alle telecamere, cosa non possibile prima a causa di un bug. Risolti anche alcuni errori col drone yokai di Echo, quando disabilitato, e diminuita la riduzione di danno dalla distanza dello spear di Finca. La fiamma ossidrica di Maverick non produceva alcun suono al suo primo utilizzo, mentre lo emetteva in loop se l'operatore veniva ucciso proprio mentre la stava usando. C'era anche un problema con le texture dei pannelli di Castle bruciati dalla fiamma. Lo specchio nero di mira poteva essere aperto distruggendo il lato opposto di un muro rinforzato, e a quel punto poteva esserne piazzato un altro al di sotto. Sono stati risolti alcuni bug nella visualizzazione di ciondoli e skin, alcuni piccoli problemi col pick and ban e, più importante, un problema col sensore di pulse che appariva troppo lontano
dallo schermo, ed uno col braccio di Blitz, che talvolta compenetrava lo scudo quando inclinato. A questa lunga patch note si aggiungono altre cose molto più interessanti. Innanzitutto, ormai è quasi ufficiale, quindi credo di potermi sbilanciare. L'evento di Halloween è alle porte. A confermarlo ulteriormente è proprio la scritta Halloween apparsa ad alcuni utenti nell'elenco delle sfide settimanali. Probabile ci saranno degli obiettivi dedicati, magari a tema, magari con dei ciondoli, ma ci tocca ancora aspettare un po'. Inoltre, ve ne avevo già parlato, ma finalmente posso mostrarvi in anteprima le immagini dei prossimi set Pro League: Lion, Finca, Alibi e Maestro. Indovinate chi li ha scovati? Ovviamente il solito Raitoro 54, che è stato gentilissimo come sempre e mi ha permesso di utilizzarle. Trovate il link al suo canale R6 News in descrizione. Lasciate un bel pollicione in su se il video vi è stato utile e noi, come al solito, ci vediamo alla prossima. Oh, you make me wanna talk back to you. Say you like that.